Un piccolo ma importante passo in avanti verso il nuovo stadio Porta Elisa. A poche ore dal calcio d'inizio della delicata partita contro la Virtus Entella, arrivano importanti novità per la Lucchese. L'amministrazione comunale, infatti, ha ricevuto nei giorni scorsi le modifiche alla proposta progettuale per il nuovo Porta Elisa, che era già stata analizzata e discussa. Oggi è per noi un momento di grande importanza in relazione allo stadio, perché sono pervenute le integrazioni che abbiamo chiesto rispetto al progetto così come presentato, integrazioni che ci consentiranno il 18, nel mese prossimo, di andare in conferenza di servizi. A seguito della nuova documentazione, presentata su richiesta del Comune di Lucca, sarà convocata una seduta integrativa della conferenza dei servizi. L'iter resta comunque lungo e complicato. Se tutto dovesse andare bene, infatti, si entrerà nel vivo dei lavori nel 2023. E se la conferenza di servizi, così come è convocata con le istituzioni che hanno visto la prima parte del progetto, la parte precedente del progetto, darà indicazione positiva, potremo andare in Consiglio Comunale e votare la pubblica utilità del progetto stesso. Dopodiché si dovrà passare alla redazione del progetto definitivo. Ci sarà, dopo il progetto definitivo, la convocazione della conferenza decisoria. Dopodiché saremo nella fase possiamo dire conclusiva, ovvero la messa a gara. Dopodiché si arriverà fattivamente alla ricostruzione dello stadio secondo una concessione che prevede 88 anni più 2, 90 anni ma 2 di rifacimento dello stadio, ovvero di lavori necessari per il rifacimento dello stadio.